io sono Franziciani, per chi non mi conosce, sono un artista digitale, insegno all'Università di Napoli, sono Orso da Bene in Casa, storytelling digitale, cioè come si raccontano i territori, i beni culturali e il turismo con linguaggi digitali. Beh, io devo ringraziare per prima cosa l'associazione, Fabio Porta, Diego Termogene, Leonardo Iacovelli, Carlotta, tutti, no, che in questi mesi mi hanno accompagnato in questo lungo viaggio. Stiamo costruendo un'installazione sugli italiani in Brasile, una comunità molto grande, molto ricca, 35 milioni di persone, 8 milioni soltanto a San Paolo. Io sono convinto che, diciamo, il tema fondante di questa installazione, che, di cui vedete un piccolissimo video dopo, è che il vero bene culturale dell'Italia, fuori dall'Italia, sono gli italiani, cioè sono quelli che hanno promosso il paese, che l'hanno fatto nella maniera migliore, cioè l'hanno fatto nella maniera emozionale, no? Grazie all'associazione sono stato a San Paolo a giugno, dove ho cominciato a fare questi ritratti. Sono ritratti pensati insieme al professor De Masi. Il tema è ritrarre gli italiani contemporanei, non fare un'installazione sulla emigrazione, ma fare un'installazione sugli italiani contemporanei, su quello che sono, su quello che pensano, su quello che desiderano, su quali sono. E quindi con Mimmo abbiamo pensato, con Domenico De Masi abbiamo pensato tre cose: chiedere ad ognuno di loro qual è una parola, qual è un oggetto brasiliano, allora Havaianas, no, per esempio, qual è un oggetto italiano, e quindi non so, 500, Vespa, Ferrari, pallone, e qual è una parola che rappresenta la italo-brasilianità, amore, passione, famiglia. L'accoglienza che ho ricevuto è stata entusiastica, come è tipico degli italiani. E però gli italiani del Brasile sono, come mi ha detto una sera un tassista, io gli ho chiesto, ma lei è italiano? E lui mi ha risposto, também. E in questo também c'era tutto, perché mi ha detto, ho anche una mamma giapponese e ho anche una zia libanese. Ecco, cioè sono degli italiani, io sono sposato ad una brasiliana che è figlia di portoghese e di libanese, quindi so che il Brasile è questo, e questa è la sua grande ricchezza, e l'italianità significa mangiare la pizza con la capirigna, quindi non è quell'Italia che noi immaginiamo che sia, è un'Italia molto diversa, molto più contemporanea, molto più ricca, che ha bisogno, secondo me, per essere raccontata, di un racconto contemporaneo. Allora, questo racconto sarà fatto con una proiezione di ritratti sulla facciata di un edificio storico del Brasile, perché il Brasile ha dei beni culturali straordinari che vuole valorizzare, e saranno ritratti video con una serie di animazioni, di mapping che vedrete, e all'interno di queste celle che si muovono su questo palazzo e che animano questo palazzo storico, ci saranno queste frasi di riferimento che ogni italo-brasiliano mi ha suggerito. Quindi ringrazio voi per avermi concesso, sì, vi faccio vedere il video, per avermi concesso questo intervento, e buona visione, grazie. E forse soltanto un'ultima cosa che voglio dire, a tutti voi non sfugge che siamo in un momento molto particolare, ci sono le elezioni, no? E quindi, diciamo, come dire, Fabio è il nostro campione, no? Vota Antonio. E però voglio dirvi anche un'altra cosa: in questo momento l'associazione sta facendo un grande sforzo per promuovere questa installazione e per promuovere verso un sistema di imprese italiane che non può più pensare di andare con la brochure a vendersi, ad un sistema di imprese brasiliane che invece è estremamente sviluppato e che comunica su un livello un po' più alto, un po' più contemporaneo. Grazie.